istantanea e superiore. Stiamo parlando di, ecco, di una sismicità di quest'ordine di grandezza. Difatti, quali sono, se andiamo a vedere storicamente, gli eventi che hanno in qualche modo interessato questo territorio? Sicuramente il terremoto di Castelgiorgio, magnitudo 5, 4.93. Allora, magnitudo 5 è un po' inferiore a quello dell'Aquila, sicuramente inferiore, e più alto del terremoto di Tuscania in termini energetici. Poi in realtà gli effetti in superficie dipendono molto dalla profondità degli eventi, quindi sono un po' legati a questi, però il terremoto di Castelgiorgio è stato avvertito con una intensità pari al settimo ottavo grado. Ottavo grado vuol dire che un quarto delle case sono crollate, settimo grado vuol dire che la maggior parte delle case sono lesionate. Qui avevamo tutte le case lesionate e qualcuna crollata, sostanzialmente questo è quello che succede leggendo la classe di intensità. E poi abbiamo una serie di danneggiamento un po' in tutta quanta la zona, fino a Orvieto, è stato avvertito fino a Pigliano, avvertito fino a Viterbo, con intensità basse, fino oltre la provincia, fino a Torino. Quindi un terremoto relativamente importante, quindi sismicità naturale in questo caso, legata alle condizioni di stress tettonico che esistono su questo territorio. Un evento che io trovo importante in questo momento, del quale non ho fatto nessuna indagine, ma insomma è una cosa che in qualche modo non ci compete, però dobbiamo segnare l'evidenza, è il terremoto del 1276, del 22 maggio 1276 ad Orvieto, che sembra abbia raggiunto l'ottavo nono grado ad Orvieto, quindi una intensità importante, e l'ottavo grado della Rocca di Desena, che praticamente è qui sotto. Probabilmente è un evento sismico collegato al Graben del Paglia, quindi alla zona del Paglia che subisce periodicamente degli eventi sismici importanti. In qualche modo credo che anche il terremoto del 1695 di Bagnoregio sia collegato a questo stesso meccanismo, a questo stesso sistema. Però in ogni caso è un terremoto decisamente significativo e importante, che per esempio troviamo nelle descrizioni, che forse uno sforzo per capire che cos'era poteva essere sicuramente importante. Scendendo nella sismicità invece più recente, quella registrata dalle reti strumentali dell'Enel nel periodo 77-92 e poi dall'Istituto Nazionale di Geofisica, vediamo che in realtà questa è una zona, per esempio riguardo alla rete Enel dal 77 al 92, vediamo che è una zona che tra Latera, Valentano, Lagnata, forse è quella che ha maggiore fragilità tettonica, forse è quella che ha una maggiore capacità di rilascio di energia, quindi è quella in cui gli eventi si generano con una grossa facilità, quindi ha una scarsa capacità di accumulo di energia, fortunatamente, ma una grande capacità di rilascio. Immediatamente c'è uno stress energetico che va a sovraccaricare le strutture geologiche. Il risultato è che, per esempio, in questo periodo la zona dell'Alfila, Castelgiorgio, è quella che ha avuto, pur parlando di terremoti che arrivano fino a magnitudo 3, magnitudo 3 sono quelli con i pallini rossi, quelli gialli sono da 2 a 3 di magnitudo come contenuto energetico, sostanzialmente vengono avvertiti dall'uomo quelli sopra magnitudo 3, tra 2,5 e 3, insomma, poi questo dipende molto dalla profondità. Profondità che in questa zona generalmente è sopra i 5 km, con una parte di